Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con la cronaca e torniamo a parlare del duplice omicidio che si è consumato ieri pomeriggio a Pescara in via Tibullo, un duplice omicidio legato al mondo della droga. A morire Arkadiusz Miksa e Cristina Miksa, madre e figlio di origine polacca. L'operazione è stata condotta congiuntamente dalla squadra mobile di Pescara e dai carabinieri di Pescara e questa mattina nel corso di una conferenza stampa sono stati resi noti tutti i particolari. Vediamo. Un crimine così efferato che all'arrivo delle forze dell'ordine quello scenario aveva fatto pensare all'utilizzo di un'arma da fuoco. Maxim Chernysh, 25enne, ucraino, è stato arrestato nell'immediato. Si era nascosto nel locale contatori di una palazzina in via dei Pretuzzi, a poche centinaia di metri dalla casa del duplice omicidio in via Tibullo. A morire madre e figlio di origine polacca, lui, 23 anni, Arkadiusz Miksa, e la madre Cristina, di 56. A monte del litigio, sfociato in tragedia, debiti di droga, pare infatti che l'assassino dovesse dei soldi alla vittima. Sembrerebbe una lite nata lì sul momento, l'intenzione sua non è stata quella di andare lì per uccidere, questo sembra quantomeno acclarato. È nata una discussione, stiamo verificando se effettivamente i motivi di questa discussione che sembrano riconducibili a questioni inerenti agli stupefacenti, a partite non pagate. Da lì la cosa è degenerata, si è passata alle vie di fatto, si è passato poi all'uso delle armi e stiamo verificando esattamente come sono andate questi fatti. Secondo le dichiarazioni di Maxim Chernysh, i due si trovavano insieme perché la vittima da qualche tempo ospitava in casa il suo assassino in attesa di trovare un altro alloggio. I due stavano aggiustando un computer e avevano appena assunto droghe. Entrambi, la vittima aveva assunto eroina mentre l'assassino marijuana. L'assassino ha dichiarato che entrambi avevano assunto droghe ieri pomeriggio. Questo ha sicuramente contribuito ad alterare la normalità dei comportamenti, solo questo del resto può spiegare tanta efferatezza, soprattutto nei confronti della madre che era estranea alla lite iniziale e si è trovata a subentrare sulla scena del crimine in un secondo momento. Cristina Miksa è morta per essere arrivata a casa del figlio nel momento sbagliato. La donna infatti si recava quotidianamente in via Tibullo per occuparsi delle pulizie in casa del figlio. Probabilmente al suo arrivo ha sorpreso l'assassino nel corso del delitto. La donna, a differenza del figlio, ucciso con un numero impressionante di coltellate, è stata uccisa con una mazza da baseball in un secondo momento. Due sono stati i coltelli ritrovati, uno all'interno della casa e uno lo portava con sé l'assassino. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la provenienza di quello ritrovato insieme a Chernysh, poiché non sarebbe compatibile con quelli ritrovati nella casa di via Tibullo. Dopo il primo fermo è stato portato in ospedale per ferite riportate alla mano. Sì, ha delle ferite molto serie alle mani, soprattutto a quella sinistra, dei tendini recisi. Probabilmente nei prossimi giorni dovrà anche essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Sembrerebbero delle lesioni da difesa. La sacca ritrovata nei pressi della caserma di Cocco conteneva abiti e la mazza da baseball insanguinata. Inizialmente si pensava a un omicidio premeditato, ma pare che fossero tutti oggetti appartenenti alla vittima. Visto che i due avevano già una frequentazione pregressa, non sembra che il motivo della visita di questo ucraino a casa del ragazzo polacco sia stato per un regolamento di conti. Questo dovrebbe essere nato successivamente. Fondamentale per l'intervento congiunto tra carabinieri e polizia è stato l'aiuto di due testimoni, la vicina di casa per risalire all'ora del delitto e un giovane con il suo cane per il ritrovamento del borsone. È stato trovato dentro una stanza con dei contatori, la porta non era forzata, ha aperto lui? Sì, ha aperto lui, è il primo locale che ha trovato in cui rifugiarsi, era molto spaventato e molto scioccato da quello che era successo. Ha aperto lui alle forze dell'ordine? E abbiamo fatto irruzione noi, l'abbiamo bloccato a terra. Le indagini dopo l'arresto proseguono con la competenza dei carabinieri di Pescara. E come detto, Maxim Chernysh è stato trovato all'interno di un locale contatore di una palazzina nelle vicinanze della casa dove era stato commesso il duplice omicidio. Per fatalità non è rimasto ferito il proprietario della palazzina in via dei Pretuzzi, che inconsapevolmente ha provato ad aprire la porta all'interno del quale appunto si nascondeva l'assassino, ancora ricercato dalle forze dell'ordine. La dinamica qual è stata? Lei ha provato ad aprire la porta? Ho provato ad aprire la porta perché vengo normalmente ogni giorno a mettere a mangiare dei gatti di mio fratello e ho trovato la porta chiusa, di solito è aperta, rimane aperta e mi sono imbrattato la mano di sangue.
Perché ho telefonato a mio fratello per comunicare questa cosa e ci eravamo messi d'accordo che domani sarebbe venuto il fabbro per aprire questa porta. Cioè, ci siamo domandati come mai questa porta era aperta, ma senza risposta. E dopodiché sono andato via. Al ritorno per mettere la macchina in garage mi sono accorto che c'era polizia, televisione e via discorrendo. Insomma, ecco. E poi ha trovato questa scena anche il contatore? Ecco, sì, ho trovato questa scena allucinante. A che ora è venuto la prima volta a dare da mangiare gas? Sono venuto alle 17:15, proprio precise, perché ho visto la partita del Pescara, stavo seguendo. Ma sono rimasto almeno un quarto d'ora qui, in attesa anche di sapere qualcosa a mio fratello, se ci fosse stato qualche chiave in giro per aprire. E poi sono andato... Quando ha provato a forzare la porta, da dentro nessun rumore? Nessun rumore da dentro, no, assolutamente. Ma è una cosa inspiegabile che questa porta era chiusa, insomma, dall'interno poi ci siamo accorti. Non ha avuto conseguenze gravi il frontale avvenuto nel primo pomeriggio in Piazzale della Marina a Pescara, dove un'auto è entrata inavvertitamente contromano sul raccordo autostradale Pescara-Chieti, scontrandosi frontalmente con una vettura che stava uscendo regolarmente in direzione Monti Mare. Nell'incidente sono rimasti feriti due conducenti. Sulla dinamica del sinistro e per ricostruire l'accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti della Polizia Stradale di Pescara. La macchina entrata contromano avrebbe percorso alcune decine di metri prima di scontrarsi con l'altro mezzo. I due feriti, un uomo di 69 anni residente a Roma che ha riportato un leggero trauma toracico e uno di 42 anni residente nel pescarese con ferite alla mano sinistra e agli arti inferiori, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e ricoverati in ambulanza in ospedale. Cambiamo pagina, sono state presentate questa mattina le graduatorie relative all'avviso pubblico per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica, di processo e organizzativa per le piccole e medie imprese localizzate sul territorio regionale. Presidente, realizzazione di progetti di innovazione tecnologica in collaborazione anche con le piccole e medie imprese, di cosa si tratta? Ma noi abbiamo messo in campo risorse finanziarie per sostenere l'innovazione tecnologica, l'innovazione organizzativa e l'innovazione di prodotto. Questo poiché crediamo che questa sia la stagione anche della competitività e della capacità di funzionamento nazionale ed internazionale affidata all'innovazione, che consente qualità, resilienza, consente ricaduta occupazionale. Sono 233 iniziative imprenditoriali che vengono sostenute da Regione Abruzzo. Oggi sul piano delle politiche industriali attive c'è questo, presto vi presentiamo anche un'altra parte di politiche industriali attive che è la collocazione di siti di attrazione di investimenti industriali nuovi, cioè fare attrazione nel senso non della gestione delle carte ma della messa insieme di convenienze che determinano il convincimento all'investitore a venire a fare investimento qui, sia quelli che vengono da fuori del circuito regionale e nazionale sia di quelli che sono qui e decidono di fare dell'altro ancora aggiuntivamente. 223 le imprese coinvolte nel progetto, ma c'è effettivamente una speranza di cambio di rotta? Beh, noi ci dobbiamo concentrare tutte le risorse che abbiamo, perché il problema dell'Abruzzo è fondamentalmente oggi questo. Noi abbiamo fatto varie misure, ma trovandoci adesso nell'opportunità di dover reinvestire questi 8 milioni di euro che sono un residuo del FES 713, abbiamo deciso, l'Europa ce l'ha accettato, di fare un bando particolare, un bando cioè anche si chiama retrospettivo, cioè un bando che accettasse investimenti fatti durante tutto questo anno, purché investimenti presentabili come investimenti per l'innovazione. E noi riusciremo con 8 milioni a finanziarne circa 180, quindi è una bella boccata d'ossigeno per le imprese abruzzesi, naturalmente non è risolutiva dei problemi, noi dobbiamo fare una politica organica per quanto riguarda, ripeto, fondamentalmente l'accesso al credito. Dal Ministero arrivano conferme circa i rumors dei giorni scorsi. La sede della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio sarà a Chieti, mentre resta all'Aquila la sede della Soprintendenza che si occuperà di vagliare i processi di ricostruzione dell'Aquila e del cratere.
L'Aquila subirà l'ennesimo scippo. Come anticipato nei giorni scorsi, quella che era solo un'ipotesi purtroppo trova conferma. Sarà Chieti, la sede abruzzese della nuova sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che viene istituita con il decreto firmato dal ministro ai beni culturali Dario Franceschini. Lo conferma direttamente il ministero attraverso una nota ufficiale che spiega anche che all'Aquila questa sede resterà sino al 31 dicembre del 2019 per svolgere le sue funzioni riguardo la ricostruzione del comune dell'Aquila e dei comuni del cratere. Questa sovrintendenza infatti fu istituita ad hoc per la ricostruzione della città. La nota del Ministero conferma anche che al Polo Museale d'Abruzzo sono aggiunti l'Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossa Cesia, il Castello Piccolomini a Celano, la Chiesa di San Bernardino all'Aquila. Il decreto del ministro Franceschini di fatto punta alla razionalizzazione e accorpa in un unico organismo tutte le sovrintendenze archeologiche e quelle di belle arti e paesaggio. Dunque l'attuale, quella aquilana, si accorperà con Chieti. La paventata ipotesi, che ora è certezza, ha scatenato in città già molte reazioni, come quella di Elvezio Sfarra della CISL o come quella del consigliere comunale Guido Liris. Il primo cittadino Massimo Cialente auspica invece che per il futuro si possa spostare all'Aquila, nel capoluogo di regione, il polo museale, che oggi attualmente invece è a Chieti. Certo è che dagli aquilani la notizia non è stata accolta bene. Sfarra chiama a raccolta tutte le forze politiche e non, per far sentire forte la voce dell'Aquila. Dopo rinnovi e dopo un periodo di vacatio amministrativa, da Roma è arrivata la proroga per il coordinatore dell'ufficio per la ricostruzione del cratere sismico a cui fanno riferimento ben 56 comuni colpiti dal sisma del 2009. Torna operativo al 100% l'ufficio speciale per la ricostruzione del cratere. Il periodo di vacatio, che durava dal 1 gennaio scorso, è terminato e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è arrivata la proroga per il titolare dell'organismo tecnico amministrativo, Paolo Esposito, manager di origine abruzzesi. Il contratto era già scaduto a dicembre e con una proroga di 30 giorni si era cercato di tamponare l'emergenza e consentire agli uffici, che sovrintendono la rinascita dei 56 crateri, di continuare a lavorare, seppur con l'incognita del rinnovo del coordinatore. Senza di questo, infatti, pratiche e meccanismi legati alla ricostruzione, fuori e dentro i centri storici del cratere, sarebbe andata incontro ad uno stop quasi mortali a quasi 7 anni dal sisma. A questo poi va aggiunta l'importanza che l'ufficio è andato a ricoprire a mano negli anni, dopo la sua nascita avvenuta nel 2012, dopo la cosiddetta legge Barca per la ricostruzione. È proprio in capo all'ufficio per il cratere, infatti, che vengono erogati i fondi dal governo, senza contare il compito di coordinamento e supporto dei singoli uffici territoriali che curano l'istruttoria delle pratiche sia dei comuni del cratere sia per quelli che ne sono fuori. Proprio per questo la conferma di Esposito è stata salutata con soddisfazione dai coordinatori dei 56 sindaci dei comuni del cratere, il consigliere comunale ed ex sindaco di Coriano Sicoli Sandro Ciacchi ed il sindaco di Bariciano Francesco Di Paolo. Proprio questi, di fronte all'assismo romano nei confronti dell'ufficio e del suo coordinatore, avevano annunciato una protesta clamorosa, dicendosi pronti a rinnovare unilateralmente il contratto di Esposito, soprattutto per consentire alla macchina amministrativa di continuare a correre spedita. Minacce rientrate dopo la conferma del manager, che rimarrà in sede all'ufficio per il cratere fino al 2019. L'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Valentinetti, si fa portavoce con le istituzioni delle richieste dei lavoratori interinali di Attiva S.p.A. in sit-in da giorni di fronte a Palazzo di Città per protesta contro la mancata stabilizzazione. Non si può sfruttare il bisogno di lavoro, penso sia giusto sostenere le loro richieste e battersi perché la Corte dei Conti possa esprimersi al più presto per una riassunzione senza che la società vada in dissesto finanziario. Non si può speculare sul fatto che in tanti accettino forme di contratto provvisorie pur di portare a casa, aggiunge, dei soldi. Anch'io chiedo che possa essere organizzato un concorso interno legato alle singole qualifiche che dia più sicurezza ai futuri assunti, tra l'altro con spese inferiori, e di conseguenza più forza adattiva. Ancora polemiche sulle modifiche proposte dall'amministrazione comunale a Pescara, che prevede la realizzazione di nuove volumetrie sulla spiaggia. L'obiettivo è quello di sviluppare il settore turistico con una nuova disposizione sulle strutture presenti sull'area del Demanio, salvaguardando l'aspetto paesaggistico e ambientale.
Si parla del piano demaniale marittimo, quello che sta suscitando diverse polemiche. Si parla soprattutto di quella che sarà la superficie che occuperà. È pur vero che il piano demaniale regionale prevede una norma, ha in sé una norma che dice che le superfici oggi copribili con volume e tettoie sono aumentate del 30%. Però questa è un'indicazione di carattere generale che va trasferita sul territorio. Nel caso di specie, per quanto riguarda il Comune di Pescara, questa norma, interamente recepita nel piano demaniale comunale, produrrà un aumento di volumi e tettoie nella misura dello 0,51%. Quindi nessuno sfregio, nessuna cementificazione di questo 30% che nei fatti si traduce nello 0,5%. Dall'altra ci sono gli albergatori che sono preoccupati perché dicono i bungalow in qualche modo possono danneggiare il loro mercato. Una città che cresce, che si sviluppa, non deve aver timore neanche di questa possibilità inserita nel piano demaniale comunale, e cioè quello di destinare una piccola parte prevista nel 10% nelle attuali e quindi non nuove volumetrie, nelle attuali volumetrie da destinare a ricettività alberghiera. Quando verrà votata l'approvazione del piano demaniale? Ma questo è compito del Consiglio Comunale. Adesso abbiamo finito, o almeno il Presidente della Commissione sta terminando gli aspetti relativi al confronto con le parti sociali. Appena terminato questo confronto si andrà in Consiglio Comunale con l'adozione e poi successiva approvazione. Si dice che non verranno più smantellate a fine stagione balneare le strutture mobili. Falso. Questa norma è contenuta nel piano in una forma diversa rispetto alla precedente, ma obbliga gli stabilimenti balneari a rimuovere tutte le strutture mobili a fine stagione balneare. Terzo aspetto, non meno importante, prima di procedere all'installazione degli impianti mobili, degli ombrelloni e quant'altro, bisogna presentare un progetto che avrà necessità di essere munito anche della valutazione paesaggistica. Lo sviluppo della città Valfino e delle aree interne attraverso il nuovo programma delle attività della CAI in collaborazione con la Regione. Vediamo. Nel dettaglio, quali saranno le iniziative del CAI? Quest'anno le iniziative del CAI sono numerose. Innanzitutto è al compimento il corso di accompagnatori sezionali di escursionismo. E poi in Abruzzo, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, si svolgerà un corso nazionale di TAM, operatori TAM, tutela ambiente montano, a carattere nazionale. Noi quest'anno abbiamo fatto un programma considerando un contesto territoriale molto diverso rispetto agli anni precedenti, che è quello della città Valfino. Pertanto ci siamo posti come obiettivo la valorizzazione del territorio attraverso delle escursioni in ambito territoriale montano, ma anche organizzando dei corsi di speleologia per dare la possibilità anche alle tante persone che amano questa attività di poter partecipare. Un'altra novità è legata al fatto delle escursioni in MTB, infatti quest'anno abbiamo inserito sul nostro calendario delle iniziative anche due uscite in mountain bike in collaborazione con l'Abruzzo Exploring, e questo anche per dare una maggiore offerta formativa sia al territorio di Arsita ma anche a tutti i cittadini della città Valfino. Su queste iniziative io collaboro molto con Luciano Mondicelli, che è un consigliere regionale, presidente della quarta commissione, che è il facilitatore di questo processo su quest'area interna. Io credo che la valorizzazione delle aree interne, o più ampio la valorizzazione, il concetto deve essere più ampio, della montagna, rappresenta un modo per cambiare, invertire la rotta di strategica della nostra regione, che vuole rimettere al centro la montagna e le aree interne legandole allo sviluppo combinato con la costa. E ora apriamo la pagina sportiva, parliamo di Serie B e di Pescara. Dalle 15 di questo pomeriggio sono aperte le vendite per i tagliandi della partitissima di sabato prossimo, ore 15, all'Atletico Cornacchia contro il Bari di Andrea Camplone, un Pescara che approccerà alla gara sulle ali dell'entusiasmo dopo la grande performance di ieri nel tardo pomeriggio allo Stadio Curi di Perugia, una vittoria travolgente
per 4-0, quella del Pescara sulla squadra di Bisoli. Calcio spettacolo, tanti gol e una serie di vittorie che si allunga appunto a 6. Riviviamo le fasi salienti del match nel servizio di Paolo Renzetti e poi l'intervista al tecnico Massimo Oddo. Tanto di cappello alle Pescara di Massimo Oddo, che con una prestazione da incorniciare passeggia sui resti del Perugia e conquista la sesta vittoria consecutiva con un 4-0 che lascia poco spazio ai commenti. Festa grande in curva sud per gli oltre 600 tifosi pescaresi che già pensano alla super sfida di sabato prossimo all'Adriatico con il Bari del grande ex Andrea Camplone. Una gara che dovrà vedere la grande risposta dei supporters pescaresi chiamati ad essere il 12° uomo in campo. Avvio a ritmi sostenuti con i ragazzi di Massimo Oddo che fanno subito vedere di avere le idee ben chiare. Al sesto Memushai dai 25 metri alza la palla di poco sopra la traversa. Caprari al 12° vede lo spazio libero davanti a sé, prova la conclusione mandando il pallone al lato. I ragazzi di Oddo spingono con la Padula molto attivo che al 17° con una mezza rovesciata sporca alza di poco sopra la traversa. Il Pescara è però scatenato e passa meritatamente in vantaggio al 26° con un'autorete di Marco Rossi che su conclusione di Memushai rinvia in modo errato nella sua porta, regalando il vantaggio più che meritato ai biancazzurri. Il 36° la Padura ha un'ottima opportunità con Rosati che dice no. Si ricomincia nella ripresa al secondo con un lancio di Taddei, la sponda di Carmine con la palla per Della Rocca che con un tiro violentissimo sfiora il pareggio. I biancorossi appaiono più determinati e premono nel tentativo di pareggiare, anche se al 12° capita la Padula, l'azione per il raddoppio, ma il giocatore del Pescara affretta troppo la conclusione mancando il bersaglio grosso. Ma il Pescara è straripante e così la Padula prima al 20° di testa chiama al miracolo Rosati e poi due minuti dopo sul filo del fuorigioco raddoppia con una rete di rapina andando a festeggiare sotto la curva sud occupata dagli encomiabili tifosi pescaresi che poi non credono quasi ai loro occhi quando al 25° Ben Ali piazza il tris che fa partire i titoli di coda della gara. Ma il Pescara non è pago e così arriva al 28° il poker di Gianluca Caprari che piazza la rete che chiude davvero la gara. Il finale vede al 41° i due gol clamorosi falliti da Zapata e poi sul capovolgimento di fronte da Valerio Verre. Il resto lo fanno i tifosi pescaresi per la festa sugli spalti al termine di una serata davvero da incorniciare. Abbiamo fatto una grandissima gara, siamo stati soprattutto bravi a non considerare la partita semplice vista le defezioni del Perugia, l'abbiamo resa semplice noi e sono contento perché continuiamo il nostro percorso, perché siamo comunque in forte crescita e dobbiamo dare continuità sperando che lì davanti qualcosina mollino. In conferenza stampa aveva detto se vinceremo a Perugia andremo in Serie A. Pescara ha vinto oggi a Perugia, quindi Serie A più vicina. Credo fortemente in questo gruppo, credo che possiamo continuare questo tipo di andamento che stiamo avendo e credo fortemente in quello che facciamo e quindi se non fossi io il primo a crederci non so chi ci debba credere, quindi io sono quello che deve trasmettere ai giocatori questo tipo di mentalità. Oggi ci sono riuscito probabilmente, dovrò essere bravo a fargli credere questo, a convincerli di questo anche nel proseguo delle giornate, anche perché fino a questo momento bene o male tutte le squadre di Serie B hanno avuto una mini crisi, un calo, qualche partita sbagliata. Forse le uniche che non l'hanno avuto sono state Cagliari e Crotone, prima o poi dovrà capitare. Inizia da domani l'ultima settimana di mercato, Massimo Oddo cosa si aspetta? E poi Cocco oggi potrebbe aver giocato l'ultima partita con il Pescara oppure no? Non lo so. Questo non lo so, sento e leggo quello che vedete voi e leggete voi, anzi lo scrivete voi. Io so solo che in questo momento ho una rosa di 25 giocatori più 3 portieri più o meno e questi sono quelli che ho. Io al presidente ho solamente chiesto due cose, un difensore perché siamo pochi, ci vuole il quarto difensore e sfoltire un po' la rosa perché siamo tanti, per il resto non ho chiesto null'altro, quindi quello che succede al di fuori di questo io non lo so.
Sul fronte Virtus Lanciano, brutte notizie perché oggi il procuratore federale ha deferito al Tribunale federale l'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di Menno Di Bucchianico per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza omettendo di depositare presso la Covisoc entro il termine del 16 ottobre 2015 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2015. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e dunque c'è il forte rischio di una nuova penalizzazione per la Virtus Lanciano, già penalizzata di un punto in classifica. Sul fronte del calcio giocato, ripresa degli allenamenti quest'oggi a San Giovanni Teatino, ma già da domani la squadra tornerà ad allenarsi regolarmente al Memmo di Lanciano. Oggi lavoro differenziato per Guido Marilungo che sta proseguendo con un lavoro defatigante personalizzato. Poi non si è allenato Eric Lanini che è con la valigia pronta, lascerà Lanciano, mentre lo ha già fatto l'attaccante Antonio Rozzi che è stato ceduto al Siena. Domani, come detto, doppia seduta al Memmo, mentre il presidente del Cagliari Giulini in una intervista rilasciata all'Unione Sarda ha confermato che il portiere Alessio Cragno andrà a giocare con la Virtus Lanciano. Si attende nelle prossime ore l'arrivo proprio del portiere in città a disposizione del tecnico Roberto D'Aversa. Intanto noi ascoltiamo le parole dell'attaccante Guido Marilungo, amareggiato dopo la sconfitta immeritata di Ascoli. Oh, sicuramente il primo tempo abbiamo fatto tutta la squadra una grande partita, poi il secondo tempo forse credevamo, non so, che fosse tutto facile e abbiamo fatto la partita opposta. Quindi poi ovvio abbiamo avuto 4-5 palle gol, non le abbiamo sfruttate e poi in queste categorie appena commetti un errore come abbiamo commesso abbiamo preso gol, quindi bisogna crescere e non c'è nemmeno molto tempo per farlo. Guido, sull'occasione sul primo gol avevi dato l'impressione di incrociare quel tiro, poi hai provato a sorprendere Lanni, è stato bravissimo il portiere. Oh sì, volevo incrociare il tiro, poi avevo visto che si stava buttando verso quella parte, allora volevo tirare sul primo palo, in verità volevo tirare alto, perché secondo me se tiravo alto facevo gol sicuramente, però ho sbagliato, mi è uscito basso il tiro e è stato bravo a prenderla col piede. Senti, Lanciano rivoluzionato, almeno nelle pedine, le tue impressioni sui nuovi arrivi e su questo assetto? No, i nuovi sicuramente sono giocatori molto bravi tecnicamente, sono bravi, sono giovani e quindi devono entrare subito nella mentalità giusta di come ci si gioca un campionato di B per salvarsi, perché come ho detto non c'è molto tempo perché siamo indietro rispetto alle altre e dobbiamo fare punti il prima possibile. E ora scendiamo in Lega Pro e parliamo di Teramo che sabato si è sbloccato in trasferta espugnando uno dei campi più difficili del girone, ovvero l'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Confermati i segnali di ripresa intravisti nelle ultime uscite grazie anche agli innesti dei nuovi giocatori Forte e Cruciani, ma anche grazie alla crescita di Paolo Antonio. Vediamo. La seconda vittoria esterna di stagione arriva sul campo che proprio non t'aspetti. L'Arena Garibaldi di Pisa è il proscenio sul quale il Teramo centra un successo importante da quel punto di vista psicologico che ormai sta diventando un ritornello della stagione. La vittoria fuori arriverà, continuavano a ripetere Vivani nei suoi, e i tre punti finalmente sono arrivati. Nel giorno in cui la storia, almeno all'inizio, sembra ripetersi sempre uguale a se stessa, perché in avvio il Teramo è pigro sul corner di Ricci che Crescenzi gira le spalle di Tonti in totale solitudine. Sembra l'inizio di un altro pomeriggio amaro, per di più al cospetto di un Pisa, unica formazione a far meglio dei biancorossi tra le mura amiche. Nel giorno in cui Cruciani fa l'esordio dal primo minuto nell'undici titolare, che la sinfonia sia differente lo si capisce quando Di Paolo Antonio inizia a prendere per mano la squadra, scaldando i guanti a Bindi e Corrozio, costretto agli straordinari per arginare Forte.
prima del pareggio proprio di Di Paolo Antonio al 36esimo, con una conclusione deviata che si insacca alle spalle dell'estremo difensore nerazzurro e di fatto cambia l'inerzia della partita, col Pisa che smette di ringhiare e il Teramo che prende campo. Ed è un bene, perché la difesa non gioca una gara indimenticabile, ma a centrocampo Amadio, Cruciani e Cenciarelli sono i pilastri su cui poggia quella solidità che consente di non subire troppo i pisani e colpirli al minuto 68 con la volée proprio di Cruciani, il fedelissimo di Vivarini, il tecnico che l'ex Benevento abbraccia dopo il sigillo vincente. Da lì in poi è solo accademia, perché il Pisa non punge e di conseguenza il Teramo non soffre, fino al 94esimo col triplice fischio che forse regala la vera svolta della stagione. Percorso retto finora nel girone di ritorno, 2 partite, 6 punti. Ora si torna al Bonolis contro il Sant'Arcangelo, l'unica squadra che il Teramo sconfisse lontano da casa, perché la svolta per essere tale va confermata lì, dove i biancorossi non sbagliano praticamente mai. E ora parliamo dell'Aquila, che ieri non è andata oltre l'1-1 al Fattori contro l'Arezzo, e anzi l'Aquila ringrazia il portiere Scotti che sullo 0-1 ha neutralizzato un calcio di rigore, e ringrazia anche il solito San Domenico che ha siglato la rete del pareggio. Ora attenzioni puntate sulla sentenza di primo grado del processo sportivo Dirty Soccer, sentenza che sarà diffusa nei prossimi giorni. Al Fattori finisce 1-1 tra l'Aquila e Arezzo, rossoblù in svantaggio per più di metà gara, ma poi salvati dal solito San Domenico che ha evitato una pesante sconfitta contro una diretta concorrente alla salvezza. Primo tempo abulico di emozioni nella prima mezz'ora, ci provano prima San Domenico nell'Aquila, quindi Capece che dalla distanza mette i brividi al portiere Scotti. Con le lancette andiamo a cavallo della mezz'ora. Sabatino e Feola cercano lo scambio, De Francesco colpisce il pallone con la mano, ammonizione e punizione dal limite. L'ex Inter Tremolada disegna questa parabola perfetta che trafigge Scotti sul suo palo. Gol da leccarsi i baffi e 1-0 per l'Arezzo al Fattori. L'Aquila prova la reazione subito, ma il collo pieno di Benzaglia dalla distanza viene messo in angolo da Baiocco. Prima del 45esimo ci prova anche Perna in sforbiciata su cross di De Sosa, ma anche in questo caso la mira è difettosa. Proprio allo scadere però gli aquilani rischiano il tracollo. Sanni abbatte così Bentancur, calcio di rigore per i toscani. Tremolada va dal dischetto ma si lascia ipnotizzare da Scotti e tiene in gioco l'Aquila. Nella ripresa le sue due migliorano nel gioco mentre l'Arezzo cala fisicamente. Perrone trova la mossa vincente, fuori De Sosa, dentro Milicevic con conseguente spostamento di San Domenico in attacco nella 3-5-2. L'intuizione viene premiata al 25esimo, Perna verticalizza per San Domenico che beffa la linea difensiva dell'Arezzo, aggira Baiocco in uscita e sul piede debole appoggia nella porta sguarnita. 1-1 e settimo sigillo in campionato con il 7 dell'Aquila. Poco dopo a sfiorare il sorpasso è Perna con una acrobazia che non va a buon fine. È l'ultimo sussulto, l'Aquila salva la pelle conquistando un punto prezioso dopo un primo tempo incolore ed una ripresa briosa. Settimo risultato utile consecutivo tra le mura del Fattori. L'Arezzo invece allunga ad 8 la striscia dei risultati utili dopo le 2 vittorie ottenute nelle prime 2 sfide del 2016. Andiamo in Serie D. Ieri, dopo la sconfitta nel derby di Avezzano, il tecnico del Chieti, Donato Ronci, ha rassegnato le sue dimissioni, però c'è da dire che domani alle ore 15 allo stadio Guido Angelini è stata indetta una conferenza stampa per fare ulteriore chiarezza sull'attuale momento, comunque negativo, appunto, del Chieti. Ascoltiamo però le parole amareggiate pronunciate ieri da Donato Ronci in collegamento telefonico nel corso della trasmissione L'Abruzzo del Pallone di Jacopo Forcella. Dopo la partita abbiamo parlato io e il mio staff e abbiamo preso questa decisione perché era giusto in questo momento fare questo passo. Spero che questa cosa serva a dare una sterzata forte ai ragazzi e che spero che questa cosa possa portare un po' di pace, un po' di tranquillità alla società, al presidente Pomponi, che ringrazio tantissimo perché è una persona che con me si è comportato in un modo incredibile. Non finirò mai di ringraziarlo, una persona per bene che sta
facendo cose straordinarie a Chieti, perché Chieti, se esiste ancora, lo deve a lui, e se arriverà nel calcio che conta, lo dovrà a lui. Sì, sono irrevocabili. È giusto, ripeto, darle, perché in questo momento era giusto che mi assumessi la responsabilità della cosa. È normale che purtroppo sono stati fatti tanti errori, e in questo momento, ripeto, la cosa più importante è che questi ragazzi riescano ad uscire da questa situazione e che la società, ripeto, abbia un po' di serenità, un po' di tranquillità. Questa è la prima cosa. Chiaramente auguro a loro veramente di farlo già domenica prossima. Invece ha ritrovato il sorriso il Giulianova nel fondamentale scontro salvezza contro l'Olimpia Agnonese. La squadra di Gelsi ha faticato tantissimo, ma alla fine ha trovato la vittoria grazie ad un gol di Pellecchia, un gol agevolato da uno svarione difensivo della squadra molisana. Battendo per 1-0 l'Agnonese, complice la sconfitta della Miternina, a Giulianova riesce il doppio sorpasso. Due occasionissime clamorose per parte, ma si sa che nel calcio vince chi mette la palla in rete. La cronaca comincia al quinto minuto per il Giulianova, quando Cerasi non arriva alla deviazione su un cross dalla sinistra. Poi Agnonese, che conquista il centrocampo e comincia a mettere in apprensione la difesa giuliese, come al tredicesimo, quando Marolda si invola verso la porta di Ursini, ma Sbaraglia riesce a recuperare mandando in angolo la sfera. 5 minuti dopo è clamoroso il gol che si divora il molisano di Ronza, che da 2 metri dalla porta supera il suo marcatore e con Ursini praticamente imbattuto spara un destro che si perde in curva. Passata la paura, il Giulianova tenta di essere più incisiva e dal 36esimo sembra restituire il favore ai molisani, quando in area si crea una mischia con Sbaragli e Marini, che fanno il tiro a segno davanti alla porta di Mancino. 2 minuti dopo ancora Giulianova, punizione di Pellecchia, palla deviata dalla barriera che assume una parabola che sfiora il palo. Non succede più nulla in un primo tempo brutto, ravvivato solo dalle due occasioni, una per parte fallite. Ripresa che inizia in maniera soft, anche se è sempre l'Agnonese a cercare di fare la partita, e così come nel primo tempo anche nel secondo la gara si accende all'improvviso, seppur povero di azioni da gol. Comincia l'Agnonese al 14esimo con Guida, che scalda i guantoni ad Ursini. Dalla stessa bandierina svetta di testa a Campanella, tutto solo, ma incredibilmente sbaglia così. 2 minuti dopo è il giuliese Alessandrone a divorarsi il vantaggio, ottimamente imbeccato da un cross di Pellecchia. La sensazione del risultato ad occhiali c'è tutta, ed invece ecco al 29esimo il gol partita che fa esplodere il Fadini. I centrali molisani cincischiano sulla palla che arriva a Pellecchia, delizioso pallonetto e Mancino battuto. Gara che cambia volto, con l'Agnonese all'assalto e Giulianova che si difende, e così dopo 5 minuti di recupero può esplodere la festa giallorossa. Era questo l'ultimo servizio del TG6, vi lascio ora al TG6 L'Aquila alle 19.45, poi alle ore 21 in diretta dai nostri studi, replay di Enrico Rocchi per parlare dello splendido momento del Pescara nella settimana che porterà al big match dell'Atletico Cornacchia contro il Bari. Grazie per l'attenzione, buona serata.